Cosa sta accadendo nelle università? Ecco, con questo titolo un po' provocatorio, un po' che fa riferimento agli articoli che girano su internet nelle varie testate. Eh, voglio aprire un po' questo vaso di Pandora. Una riflessione sulla tematica del suicidio e soprattutto dei casi di studenti e studentesse che hanno compiuto questo atto. Eh, secondo i giornali a causa proprio dell'università, della pressione che i ragazzi e le ragazze subiscono ehm, nel dare gli esami, quindi nella mh, prestazione, nella performance che li porta, uh, quanto dicono i giornali, a questo oh, gesto estremo. Prima cosa, se i giornali tengono il risalto e mettono in risalto questi fenomeni e questi casi che si ripetono non vuol dire che statisticamente è vero che siano aumentati perché ciclicamente i giornali, i giornalisti danno risolto ad alcune eh, informazioni, alcune notizie che magari sono sulla cresta dell'onda quindi facciamo attenzione nel pensare che queste cose stiano accadendo adesso e che magari prima non siano mai accadute perché appunto non, non è vero gli studi infatti sul suicidio e ciò che porta a questo gesto estremo infatti sì, avvengono da anni perché una in realtà delle cause maggiori, non si dice mai perché si pensa che sia la malattia o gli incidenti eh, di, di morte purtroppo, quindi accanto alle malattie e agli incidenti c'è cioè, purtroppo anche il suicidio. Secondo esiste un'etica un nel parlare del suicidio proprio perché appunto gli esperti che studiano questo argomento eh, dicono che è frequente il caso di emulazione. Quindi, quando, ad esempio, ci fu il famoso caso del suicidio di Kurt Cobain, ehm, ricordo che Kartney Love eh, lesse la sua lettera proprio per evitare i casi di emulazione che avvennero subito dopo la scoperta di questo gesto. Tanti ragazzi, infatti, avevano emulato. Il gesto di Carte Cubaine, quindi bisogna stare attenti anche da parte dei giornali e dei giornalisti quando si parla di questo fenomeno. Terzo, ehm, un istinto naturale umano ci porta a cercare un capro espiatorio. E adesso veniamo quindi al titolo di queste testate giornalistiche che riportano proprio che l'università è la causa. L'università va cambiata. Quindi sembra essere questo male. Quindi, se cambiamo l'università, non ci saranno più studenti e studentesse che si suicideranno e che arriveranno a questo gesto? È un rapporto che ha conseguenze molto semplicistico, perché appunto, come detto prima, è purtroppo qualcosa che avviene da sempre. Il capro espiatorio è appunto, come dicevo prima, un istinto naturale, perché eh, l'uomo deve cercare proprio la causa di qualcosa che non ha senso. Dobbiamo trovare un fattore scatenante. Beh, quando si parla di, di suicidio, ma qualsiasi fenomeno, qualsiasi sintomo, anche psicologico, non si può essere così mh, semplicistici. Ma Bisogna analizzare un sistema. Allora, l'università, punto primo, l'università è un'istituzione un e l'istituzione nasce dalle idee delle persone, quindi un'istituzione non può essere la causa scatenante, ma piuttosto dovremmo dire che è il sistema ciò che porta a, che può contribuire a portare a, perché comunque c'è sempre una quota. Dell'individuo, del carattere dell'individuo, della personalità dell'individuo da tenere sempre in considerazione. Oggi parliamo del sistema e eh, perché è importante quindi oggi fare un ragionamento su um, questi casi eh, di suicidio, perché in realtà ci dicono che. Forse nel sistema, nella società c'è qualcosa che ci sta consumando da dentro, ci sta mettendo uh, fortemente alla prova e ognuno reagisce in modo diverso. La volta scorsa ho parlato proprio dell'astal culture, come questa nuova cultura del fare 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 in modo eccessivo, dell'iperproduttività ci porta a consumarci. Ecco, oggi parliamo della società. Certamente legato quindi all'Astor culture, di una società della prestazione. Come teorizza il filosofo Han Bing Chul, spero di averlo detto bene, da una società repressiva, i primi del Novecento, siamo passati adesso a una società della prestazione. Cosa vuol dire? Che in realtà da, uh, come direbbero gli psicanalisti, da un super io che ci limita, siamo passati a un ideale dell'io. È un io quindi che noi dobbiamo raggiungere. Questa pressione in realtà si avverte fin da qu quando siamo piccoli, quindi è un sistema intero. Che eh, preme e ci spinge a raggiungere un certo ideale, ciò Porta a un conflitto in realtà interiore. Siamo portati sempre a raggiungere e dover dare il massimo in tutto, sia nel lavoro, ancora prima, quindi nell'università, nella scuola, i voti. Cercando quindi di raggiungere sempre, di dare il, il massimo, superare quasi noi stessi, finiamo a consumarci perché è impossibile comunque mantenere questo livello e questo standard di prestazione quindi hanno società stanca nel senso cronico quindi in, in ottica questa ottica di sistemica se la leggiamo in questo modo capiamo come l'università è soltanto uno dei vari elementi ma è un'istituzione che compone un sistema quindi se ci pensiamo l'università in realtà è cambiata molto poco dall'inizio forse prima Poiché erano in pochi ad andarci, c'era forse molta più attenzione sugli alunni e sui singoli. Ma in realtà non è neanche del tutto vero: è vero che adesso c'è molta più la pressione a dover eh, seguire un percorso prestabilito, delle tappe prestabilite in un tempo prestabilito, perché abbiamo anche una certa pressione. Nel dover eh, finire in tempo alcune scadenze, come se avessero delle scadenze, ad esempio il termine dell'università perché siccome è 5 anni lo bisogna finirlo in cinque anni, il dover dare totte esami, eh, se ci pensiamo, quindi entriamo in una sorta di macchina eh, in cui ne veniamo anche travolti, quindi rimane ben poco spazio per noi stessi e le individualità, molte persone, molti ragazzi e molte ragazze entrano all'università più per una pressione che sentono da famiglia, amici, parenti e quant'altro, più perché in realtà vogliono veramente intraprendere una uh, carriera universitaria oppure vogliono comunque veramente fare il medico o l'avvocato, di questi due mestieri perché sono i più gettonati e tra, tra virgolette i più sicuri. Si trovano quindi questi ragazzi in un percorso che magari non hanno scelto Ecco le difficoltà del caso. Dobbiamo calcolare che anche chi sceglie questi percorsi e queste carriere in realtà incontrerà delle difficoltà. Soltanto che queste difficoltà non vengono previste dal sistema. Il sistema, quindi, per continuare questa sorta di catena di montaggio in cui ormai siamo diventati noi e all'interno degli oggetti da montare e da smontare perché dobbiamo raggiungere questo ideale. Abbiamo delle tappe, quindi non, non, non possono essere previsti degli ostacoli. Tutto questo ragionamento e questa riflessione è per appunto, dire che è sbagliato dire che ci sia qualcosa nelle università. Cosa sta accadendo nelle università? La risposta è nulla perché l'università è sempre uguale. Ciò che cambiano sono le persone, le idee, è la nuova cultura che portano avanti. Ecco, quindi è un sistema che eh, dobbiamo iniziare un po' a smontare e rimontare in modo che anche le individualità e i tempi delle singole persone vengano eh, rispettate. Fatemi sapere cosa ne pensate, e se avete altre domande, altre riflessioni in proposito, ci vediamo al prossimo appuntamento.